Ah, un bacio a mezzanotte, il pezzo forte della rivista Gran Maraonda. L'abbiamo fatta nel 1952 con Wanda Osiris e il quartetto Cetra. Wanda era una donna adorabile, ma capace di qualsiasi durezza. Sapeva di poter imporre qualsiasi cosa, perché era lei che faceva correre la gente. Ma quando doveva cantare diventava un agnellino. Maestro, mi diceva, che bella canzone hai scritto, un motivo così delicato. Ma come cavolo posso cantarla se non ho la voce adatta? Tu lo fai apposta a scrivere cose difficili. È che con lei bisognava scrivere usando una sola ottava. Fare musica così era come castrarsi. Allora rielaboravo la melodia, la tagliavo, la semplificavo. Così lei poi tornava a sorridere dicendo: hai visto, maestro? Non era poi così difficile. Corny, se ci pensi bene, la canzone ne ha guadagnato, così potranno canticchiarla tutti. Che volevi dirle? Aveva sempre ragione lei. Non ti fidar d'un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna, non ti fidar. Perché? Perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidar di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantasticare. 1952, dalla rivista Gran Maraonda, un bacio a mezzanotte. Thank you.